Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, bentornati sul canale di Italy Gamer 69. Alone in the Dark, seconda puntata. Allora andiamo avanti dove eravamo, ci eravamo lasciati la scorsa volta. Avevamo risolto l'enigma del talismano, stiamo andando a cercare una signora, una specie di sciamano, qualcosa del genere, che dovrebbe darci qualche indizio su dove siamo, su quello che sta succedendo. Ragazzi, vi ricordo prima di cominciare che se volete supportarmi lo potete fare in maniera assolutamente gratuita iscrivendovi al canale e lasciando un mi piace al video. Gesti gratuiti, due semplici click e andiamo. Detective, I was wondering when you were going to show up. Mrs. Thompson told me you were here. I understand you are working for Jeremy Hartwood's niece. Yeah, I guess so. I mean, you're not wrong. We came here for her uncle. I didn't expect this. You are Dr. Gray, right? That's right. You don't happen to have some identification, Detective. I'm not keen on having strangers prying into my business. Oh, Detective Edward Carnby, Decatur Street, New Orleans. Enjoying the Vieux Carré, Detective? Those old French quarters, the voodoo people, the gangsters. I'm sure you live an exciting life. Well, that's not quite like the stories, Doc. Just trying to make a living. Aren't we all making a living? Well, welcome to DeSeto, Detective. I hope your time here will be useful. Now, what can I do for you? Why don't you tell me where I can find Jeremy Hartwood? Why wouldn't that make for a short visit? I wish I could tell you, but I'm afraid I don't know. A drink, Detective? Anything brandy. Oh, you do belong in the French quarters, Detective. Armagnac or cognac? You know, just give me the cheap stuff. I'm not much of a connoisseur. Having low standards is not a virtue, Detective. Let me see if I can broaden your perspective. What can you tell me about Jeremy? I wouldn't want to go into details about his condition. Doctor-patient confidentiality. I'm sure you understand. Sure. But he is crazy. And he's gone missing. Why? Here. Try this. Ooh, it's good. Got a bite? It's called a sidecar. The trick is not to be afraid of the tartness of the lemon. Then, for goodness sake, don't overdo the triple sec. Okay, what can you tell me about Jeremy? Well, let me think. He is an anxious man, constantly worried about events not presenting themselves according to his model of predestination. He complains about things not being carried out in the right order, and that some things simply shouldn't be. Is any of this helpful to you? Not really. I was hoping for some direction, where to look next. I'm sorry. I have nothing for you then. You should talk to my orderlies. They have been looking for him for a while now. I'm sure they would appreciate your help. Yeah, I ran into Baptiste earlier. Come to think of it, he might have given me a lead. Oh, excellent. So your investigation is already underway. I'm gonna go, but I'm sure we'll meet again. Looking forward to it. Safe returns. Tipo strano questo qua, vabbè. Detective Carnby, how did you... Where did you go? I was just talking to Dr. Gray. Un po' complicato you da disappeared. Spiegare. No, it's not what you think. Have you found anything strange going on here? Yes. Everyone is being incredibly evasive and I can't figure out why. No, I mean something you can't explain. Paranormal even. Detective, I really need you to get yourself together. I can't do this alone. Forget it. I'll figure it out.
Non sono impazzito. Do you want to come see Dr. Gray? No, I want to try something with this talisman. I think I can follow Jeremy to the place he mentioned in the book. What was the name? Do you remember something Spanish? Tarawea. Yeah, that's where I need to go. Detective, are you gonna be all right? Yeah, of course. Go talk to Dr. Gray. We'll rendezvous later. This talisman brought me back from the French Quarter in the blink of an eye. If Jeremy can travel so easily, then he could be hiding anywhere, even Tarawea. If he can do it, so can I. I just need to figure out how the talisman works. Va bene. Cosa devo fare? Mi era comparso prima. Vabbè, l'altro là, la gnappa. Ma perché devo suonare sti cavoli di campanelli? Allora, lì ci serve la chiave che credo di non avere. Qui parlava anche dell'orologio. Però ci si serve il... credo un grimaldello, almeno dall'immagine che vedo lì. Ma dove devo andare? Allora sta chiave ce l'ho. Ah sì, la chiave di Battista. Riparazione della caldaia. Ho visto il vostro avviso nel locale caldaia. Dovreste sapere che il signor Chance non tornerà. Ma non ho ragione di recarmi in quella stanza, ma potete prendere una valvola dalla cantina per impedire al vapore di fuoriuscire. Siate prudente. Ho capito, ma... chiave della stanza numero 6. Dr. Elmore Lee. Elenco del personale, vabbè. Stanze. Elisabetta Perosi, la 6. È italiana. Paul, you're right about. Paul, avete ragione. A proposito delle piastre sulla caldaia e l'orologio. Qualcuno li ha manomessi e credo di sapere chi è stato. Hanno qualcosa a che fare con gli episodi di Jeremy e con le sue sparizioni notturne. Ora, ciò che importa è che teniate gli occhi aperti per trovare gli altri pezzi. Voglio capire come riparare le piastre. Se dovete recuperarne qualcuno, fatemelo sapere. Lotti. Dite a Lotti di dare un'occhiata al pozzo nel giardino della cucina. Devo capire prima dove sono, però. Sono già perso qua. La cucina, dov'è la cucina, scusate? Vabbè, le altre stanze saranno su. Ah, ok, il giardino della cucina è lì. Quindi è quello che avevamo visto prima, forse in quel buco? Pianto terra. Piano terra e pianto terra. Vabbè, lì si piange, evidentemente. Non lo so. È un po'... qui c'è ancora qualcosa da fare, da quello che... I need the key. Well... altro lagnappe.
Questo perché non l'hanno tradotto? Qua ci sono le varie i vari dossier di tutti i pazienti, ma però ok, scusate. Elisabetta Perosi. Looks like all the patients are accounted for, except for Jeremy. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Sono d'accordo con te. Non abbiamo la combinazione. La vedo un po' dura. Vabbè, qua credo che possiamo uscire però. Allora io volevo andare giù nel... Di qua possiamo andare. I need the key. No. Maledetti gatti. La libreria. Ma scusate un attimo. Ok, la biblioteca, sì, vabbè. Libreria, biblioteca. Non vedo nulla però qua dentro. C'è qualcosa qua. Lost Plantations of Louisiana. Piantagioni perdute dalla Louisiana. Dal cedro a una piccola piantagione. Vabbè, questo non credo che sia interessante. Lo lascio. E infatti me la dà completa. Qui siamo nel salottino. Oh, questo ci piace. Possiamo prenderlo? Non si può, eh? Fucilozz, non ci dispiacerebbe. It's wedged shut. Bloccato dall'altro lato. Per rompere il lucchetto. Ma
happened? E che ne so? Everything's normal again? Ok, qua siamo usciti. Allora io volevo andare. Chiusa, dai. Perché? Ma porca miseria. È sbloccata l'altra? Non credo. No, possiamo fare niente. Vabbè. Quindi devo andarmene. Scusate ragazzi, ma io come al solito pessimo senso dell'orientamento, quindi però qua mi manca la chiave. E questa l'avevo vista prima, devo scendere giù. Qua si scende, qua non si può, vabbè. Pezzi della piastra, un tizio. Lo sai, signor Wales? Ho visto un pezzo di quella piastra che ha rotto Lisa. Penso che volesse nasconderlo, ma non è stata molto brava. L'ha gettato nella stanzetta con tutti gli attrezzi dietro la caldaia. L'ho lasciata lì, non volevo metterla in imbarazzo prendendolo mentre stava guardando, così siamo andati al piano di sopra a giocare a backgammon. L'ho lasciata vincere perché è tanto triste. Il pezzo era simile a quello nella stanza di Cassandra, ma di quello sapevi già, giusto? Ho la tua visita è tanto offuscata. Spero che non ti dispiaccia per i tuoi occhiali. Hai un'aria da ebete, solo quando strizzi gli occhi. Forse se avessi più occhi vedresti queste cose. Vorrei che avessi tutti gli occhi che ti servono. La tua ospite preferita, Grace. Rot. Ma questo non c'era prima, non l'ho visto io, scusate. Oh, vabbè. Non ho capito come faccio ad andare in quel cavolo di giardino della cucina. E c'era la porta chiusa. Forse alla fine devo andare prima nella stanza. Non lo so. E preparate di buono. Il caratteraccio. Qua sappiamo che non ci possiamo andare.
problema è che... Non si può. Qua. Ah, si è chiusa dentro. E allora devo andare per forza nella stanza numero 6, ragazzi. Devo per forza andare nella stanza numero 6. Wedge shut. Come. Sala della servitù. Niente, devo prendere le scale, quelle lì, principali, dai. Oh, mi sono bloccato. Guarda, ma se io mi butto di sotto, cioè... Non ci posso andare, vedi? Era un modo per mettere la scala, ma non si può. Saliamo. This must be the clock that Jeremy wrote about in the commonplace book. Sì. Ah. Looks like the plate that held the talisman in the seance room. But it's broken and missing some pieces. I need the key. Sorry, detective. Didn't mean to obstruct justice or anything. That's fine. You know, I'm kind of busy with my own case of a missing person. I was wondering if you've seen Grace, girl about yay high? Can't say that I have. Why are you asking? Well, I'm looking for her. Is she in trouble? No. She's just hiding somewhere. We can't have a rascal like that running around unchecked at a time like this, you understand? Well, I haven't seen her. Well, let me know if you find her. I'll be around. I'll keep an eye out for your man, Jeremy. You scratch my back, detective, and I'll scratch yours. Allora. Questa McCarthy è la stanza. Reminded... Ah, no. Questa è la stanza di Jeremy. Credo che abbiamo fatto tutto, però non mi dà che. Dice che c'è ancora. Qualcosa da fare qua. Forse sto forziere che. Sì, probabilmente.
penna stilografica. Ci può tornare utile. Sto aprendo tutti i forzieri, ma dammi qualcosa, cioè dei proiettili, dei... How eccentric. I did it. Ho fatto, ho varcato la soglia della mia cognata destinazione senza un dispositivo di messa a fuoco. Ora il mio talismano conosce queste strade e non ho bisogno delle piastre. Posso trovare Lafayette tanto facilmente quanto la mia stanza. Ho visitato la tomba di mio padre e ho visto la cripta che mi aspetta. Grazie per aver aperto questa porta. Adesso devo farmi coraggio e tornare al tumulo ripugnante fuori dall'impianto di trivellazione. Spero che al mio ritorno vi sentirete meglio. Jeremy. What are these symbols? Looks like alchemy or star constellations. Non ne ho idea di cosa. Dovrò ricordarmi di come tirarli fuori nuovamente. Se si trovano là dentro è per una buona ragione. Sono certo che sia ancora in grado di sussurrare risposte alle orecchie delle persone sbagliate, ma non per molto. Presto la vedrò bruciare. Il caprone nero verrà sacrificato per porre fine a tutto questo. Allora tutto sarà finito. Addio Derceto e tristemente addio Astarte. Quegli impavidi pirati di Pontchartrain, mamma mia che nome, che possiate navigare fino a raggiungere le sponde del lago Hali. Fossero quelli i tre simboli della combinazione? 1, 10, 11, però vabbè. C'è lo scorpione, l'acquario e il sagittario. Non lo so, vediamo un po'. Ma non mi sembrano segni... No. No, ragazzi, sono... Non ci sono quei tre simboli lì. The Astarte Artist Colony. I remember hearing about their disappearance. Must have been 15 years or more now. Paintings got some grim-looking rot on them. È il nome di... Ok, la forma con il putridume sui muri. Questo è rimasto...
No, non posso fare niente. Mi sfugge qualcosa. Ma non posso interagirci con questi, quindi qua non posso più fare niente. Qua anche non. Collega i nomi degli artisti. Pare. Non lo so, mi sfugge qualcosa. Allora scusate, sono questi che devo. Sono William Merge, Franklin Mosin e Nora Kate. William Merge, Franklin Moses e. William Merge è il 2, Franklin Mosin è il 9 e Nora Kate è il 4. E quindi 2, 9, 4. E che ci faccio con sti numeri? Cioè non capisco. Non so ragazzi, mi sfugge qualcosa. Ma non possiamo entrare. Non ti dà neanche. The simple astrologist. Prova le combinazioni del lucchetto usando le informazioni trovate nella stanza di Perosi. Allora, ah ok, quindi mi mancava quel passaggio lì. Collega i numeri sul diario di Perosi per ottenere i simboli. Mi manca quel passaggio lì. Vabbè, vediamo il diario di Perosi. Dobbiamo aprire sta cosa in pratica, dai. Però lì mi dà 1, 11 e 10. No. 1, 2, 3.
Ok, quindi l'uno è questo qua. Allora, i numeri erano, scusate, credo di esserci, ma devo capire. Allora, i nomi erano 2, 9 e 4. Dovrebbe essere i pesci, che è quel simbolo lì, la bilancia, e il 4 è i gemelli. No, il Tao, il toro. Pesci, bilancia e toro. Proviamo. Capite, ma che simbolo c'ha il pesce adesso? Che miseria, non mi ricordo il simbolo del pesce. Bilancia è questa, toro è questo, è il pesce che non... Ecco, bastava provare. Oh, abbiamo trovato il pezzo della piastra rosso, ok, è una chiave. Ok, quindi ci siamo. Adesso... Prova la caldaia, vabbè, esamina il pozzo, ripara la piastra decorativa dell'orologio. Forse con quella che abbiamo preso riusciamo. Mi sembrava. Che schifezza è. Dacci i vostri. Allora, proviamo a mettere... E ne manca ancora un pezzo. I need the key. Sì, beh, questa è la stanza di prima. E è chiuso. Detective Khan. Io proverei a tornare nella cucina. La signora mi fa entrare. Purtroppo qua non si può scendere. Questa si è chiusa che dentro. Questa si è chiusa dentro, figurati. E qua c'è la caldaia, ma it's another plate for the talisman. But the other one, it's broken and missing some pieces. Di qua è inutile provarci perché
Ci siamo solo fatti male. Facciamoci un goccetto, va. Ma perché non ho capito dove devo andare. Sono un po' a corto di idee, ragazzi. Qua è tutto chiuso, I need the key. Qua c'è la caldaia. Qua è chiuso. Qua ci siamo stati. E non c'è niente. Beh, almeno abbiamo completato quello che... Qua è chiuso. Ma non capisco come fare ad andare. Che mi manca, ragazzi? Boh. Potete prendere una valvola dalla cantina. Eppure in cantina ci sono stato io. Dov'è sta cantina? È lì la cantina. Proviamo. Se riesco ad accedervi. Secondo me no, perché... La cantina dovrebbe essere questa, ma io ci sono stato, non vedo niente, almeno qua non c'è nulla. La valvola, se c'è, è nell'altra porta, ma non ho la chiave, quindi come ci entro? Non lo so, ragazzi, vabbè, facciamo che mi fermo qua per questo episodio, poi devo vedere di scoprire come fare, come andare avanti. Ragazzi, vi ricordo prima di salutarci che se volete supportarmi lo potete fare in maniera gratuita iscrivendovi al canale e lasciando anche un mi piace al video.
due semplici click, nessun costo, nessun impegno, ma per me fondamentali, mi supportate nella crescita del canale. E detto questo ragazzi, grazie per aver visto questa puntata e ci vediamo prossimamente. Ciao!